una protesta ampiamente annunciata, ma non per questo meno sentita. La vicenda del liceo Marconi di Pescara continua a tenere banco. Dopo la chiusura della sede principale per la nota inagibilità, gli studenti con le rispettive classi sono stati dislocati in varie sedi cittadine. Alcuni ragazzi degli ultimi anni hanno però manifestato questa mattina pacificamente dinanzi alla sede della provincia per chiedere all'ente risposte celeri. Una rappresentanza è stata poi ricevuta dal presidente Antonio Zaffiri. Ad oggi 13 settembre, mentre i nostri concittadini e anche il resto degli studenti abruzzesi è in classe a studiare, siamo qui in piazza a protestare in centinaia per parlare di tutto quello che è successo negli scorsi 3 mesi e rivendicare il minimo dei nostri diritti. Insomma, oggi pensavate di iniziare l'anno scolastico in classe, invece così non è. Esatto, fino a pochi giorni fa in realtà c'era questa convinzione di un inizio, seppur diverso, comunque effettivamente un inizio. Invece intorno al 10 di settembre abbiamo avuto delle brutte notizie, quindi non solo la divisione delle sedi, quindi uno smembramento per tutta la città, ma anche i turni pomeridiani e mattutini che vanno completamente ad alienare le attività di uno studente e anche a compromettere in realtà il lavoro dei professori. Fondamentalmente chiediamo coerenza, perché coerenza non c'è stata. Chiediamo il rispetto del diritto allo studio, che in questi casi, in queste situazioni non è diritto allo studio, e diritto alla salute mentale e fisica, e rispetto verso le persone, gli studenti, i docenti, il personale, perché una situazione del genere dopo 3 mesi di totale nulla facenza e per niente nessun riguardo è veramente imbarazzante, devo dire. Allora, la mia sede è già idonea, non tutte le aule, perché a momenti poco fa è arrivata la notizia che è caduto il lampadario in una classe della sede via Tirino del De Cecco. Al momento 2 sedi non sono ancora pronte, noi tra poco dovremo andare in provincia, ricevuti dal presidente della provincia Zaffiri, e chiederemo un lasso di tempo di circa 3 giorni per avere a disposizione le 2 sedi ancora non pronte.